Ciao a tutti, sono Cristian Calusa, amministratore delegato e fondatore di Opisas e oggi vi parlerò di Detroit. Questa città, che personalmente ho visitato dal 2009, poi nel 2012, negli ultimi 2-3 anni quasi costantemente, è una città che è passata alla storia per tutti i problemi che ha avuto, dal 2008 ai grandi problemi di corruzione, dal sindaco a un po' tutti i capi della giunta comunale, se così si può chiamare, a quello che è stato, dopo la crisi subprime, la caduta del mondo dell'automobile. Detroit è famosa come Motown proprio perché l'economia della città era legata a quello che era il mercato della produzione delle automobili, e nel 2012 oltretutto è stata la città che ha dovuto dichiarare il fallimento e quindi è stata messa in amministrazione controllata, diciamo. The city of Detroit filed the largest municipal bankruptcy in US history. It became the biggest US city so far to file for bankruptcy. Quello che mi ha sorpreso di Detroit è l'applicazione dei progetti di riqualificazione che il comune, lo Stato e lo Stato centrale aveva fatto qualche anno fa e che ormai sono reali. Detroit è una grandissima città, è una delle città più grandi degli Stati Uniti, è la seconda città più grande del Midwest dopo Chicago. È una città, come abbiamo già fatto per altri stati e altre destinazioni, è una meta che noi teniamo sott'occhio da molti anni per gli investimenti immobiliari. Iniziamo a proporlo oggi perché credo sia giunto il momento che dà più tranquillità per un investitore straniero. Ci siamo concentrati principalmente su due neighborhood molto chiari, molto vicini a downtown, parliamo di 10 minuti di auto al massimo, collegati molto bene con le arterie principali, in cui camminando nel neighborhood si vede la cura delle zone, l'illuminazione stradale, il manto stradale, l'erba tagliata, il tipo di autovetture parcheggiate che poi sono i proprietari o gli inquilini delle case. Queste sono normalmente le azioni che la città o lo Stato fa, e l'abbiamo già visto in altre realtà in cui abbiamo investito nel passato, quando decidono che una zona o una città va riqualificata. Quando cammino adesso in macchina, in questi neighborhood vedo la cura, le case tutte ristrutturate, la tipologia di macchine parcheggiate, l'illuminazione stradale. Oggi Detroit è la prima città degli Stati Uniti per l'illuminazione stradale con il LED, quindi siamo passati dal 40% illuminazione che non andava alla prima città degli Stati Uniti in illuminazione a LED. Now after 3 years of work, the city has thousands of new streetlights. Malcolm, we're talking about 65,000 new LED streetlights. You can see they're lining Atwater Street behind me, leading into downtown. These lights are very. Questo fa anche capire l'investimento ingenti che la città, lo Stato federale hanno fatto nella città, oltre a tutti gli investimenti privati. 30 delle Fortune 500, delle società quindi più importanti, hanno spostato il loro headquarter a Detroit. Persone più qualificate che rientrano verso la città. Questo crea ovviamente posti di lavoro, aumenta, come in ogni città, tutto quello che è l'indotto, e quindi bisogna, per portare determinate persone, anche garantire determinati servizi, determinate infrastrutture, determinate neighborhood in cui vivere. E questo è compito della città, che ha fatto un piano di riqualificazione che secondo me è incredibile per la velocità con cui sono riusciti ad attuarlo, e oltretutto il piano che hanno per i prossimi 3, 5, 7, 10 anni. La cosa che noi da 11 anni, ormai più di 11 anni, facciamo sempre è quella, tanta ricerca e scouting di nuove destinazioni, nuove città. A tutt'oggi noi commercializziamo un tot numero di città, ma ne stiamo già scrutinando, se così si può dire, molte altre, perché vediamo dei cambiamenti o vogliamo vedere alcuni progetti privati o pubblici
che impatto hanno in quella città. Noi non siamo degli intermediari, noi compriamo e poi rivendiamo. Quando compriamo, a Detroit l'abbiamo iniziato a fare insomma molti mesi fa, anche per testare i nostri partner che sono fondamentali per noi, ma anche poi per il nostro utente finale, per il nostro investitore. Quindi essere sicuri di avere una visione reale che innanzitutto proviamo noi, mettendoci il capitale, mettendoci il tempo, mettendoci il nostro know-how. Quando siamo pronti, reputiamo che l'investimento sia pronto, maturo, per dare al nostro cliente finale una tranquillità degli affitti, un progetto chiaro che garantirà a lui una rivalutazione del prodotto, a quel punto lì lo iniziamo a commercializzare. Ecco perché oggi sto qua parlando di Detroit. La fortuna, diciamo, a comprare da noi, io sono di parte ovviamente, però credo che alla fin fine è un dato reale, noi siamo i primi a scommettere nella proprietà, siamo i primi a comprarle. Prima di comprarle ovviamente dobbiamo fare un'analisi molto accurata di mercato, dei neighborhood in cui andiamo, delle regolamentazioni, delle tassazioni. Fatto tutto questo, a quel punto ristrutturiamo, affittiamo e vendiamo l'immobile già affittato. Quelle che vi ho appena elencato sono alcune delle ragioni per cui consiglio di investire a Detroit con Obusiness.